È stata una piovra ad aprire il 32esimo carnevale di Scampia, una denuncia dei problemi quotidiani delle fasce sociali più deboli, seguito subito dal carro dei giovani a rappresentare la speranza nel futuro. È l'uomo con la testa a forma di sole che ricorda le immagini dei murales di Felice Pignataro, lo scomparso fondatore dell'associazione Gridas, gruppo risveglio dal sonno, che organizza la manifestazione diventata il vero simbolo del carnevale napoletano. Ogni anno su un tema di attualità sfilano maschere e strutture costruite nei laboratori con cartapesta e materiali da riciclo, facendo poi il giro di scuole, associazioni e cittadini. Quest'anno il titolo era Assolti e condannati, ovvero produzioni dal basso e protezioni dall'alto. Tantissime le bande musicali provenienti da tutta Italia e dall'estero, in un corteo che è partito da via Monterosa per attraversare lì a casa alcuni lotti di Scampia e via Ghisleri e terminare nel campo Rom di Viale della Resistenza. In campo tutti i temi di più stretta attualità ed impegno civico, dall'avvelenamento delle terre contrapposto alle produzioni dal basso, alle rappresentazioni del sistema tossico da abbattere e superare con valori positivi. Oggi è bellissimo però stare qui, stare a Scampia con le associazioni, con Gridas, con i ragazzi della nostra città. Da tutti i quartieri verso Scampia, di una Napoli che si incrocia, che si contamina e che ha una grande dignità e una grande voglia di ribellarsi alle ingiustizie, a cominciare dalla violenza che hanno esercitato negli anni con la terra di fuoco.